Qualche tempo prima di sparire, Mirella mi aveva confidato che Fabio, il fidanzato della sua migliore amica Sonia, le stava facendo la corte, tentando approcci espliciti che lei aveva rifiutato. Il giorno dopo la scomparsa di Mirella, ho parlato con loro e Fabio e Sonia mi sono sembrati entrambi quasi indifferenti. Anzi, Sonia mi disse: «Mirella è stata proprio stupida ad andare a Villa Torlonia ieri». Questo è il racconto inquietante che Simona Bernardini, una compagna di scuola di Mirella, scomparsa misteriosamente il 7 maggio 1983, fece ai carabinieri il 21 novembre 1984. Simona rivelò tutto ciò che sapeva sull'amica scomparsa, offrendo una testimonianza cruciale che apre nuovi scenari. La scomparsa della piccola Mirella potrebbe essere legata a questioni di gelosia tra le due amiche o al rifiuto di un approccio sessuale. Simona si chiedeva se Sonia fosse a conoscenza delle avance del suo fidanzato nei confronti dell'amica, se Fabio si fosse arrabbiato con Sonia o se i tre ragazzi avessero litigato. La testimonianza di Simona è stata incredibilmente sottovalutata dagli inquirenti per più di 40 anni. Negli anni 80, infatti, le piste più seguite erano quelle dei ricatti internazionali, del Vaticano, dei lupi grigi e del terrorismo dell'Est. Il caso della scomparsa di Mirella venne, per qualche motivo non chiaro, accostato a quello di Emanuela Orlandi, creando un labirinto di bugie e depistaggi ancora misteriosi. Oggi, a 41 anni di distanza e dopo una serie di inchieste concluse senza risultati concreti, la verità sta finalmente emergendo. È chiaro che Mirella ed Emanuela non furono vittime delle stesse persone e che le loro storie sono completamente separate. Attualmente si stanno rivalutando tutte le testimonianze dell'epoca, finora ignorate. La commissione parlamentare d'inchiesta sta interrogando nuovamente tutti i protagonisti del caso, proprio in questi giorni. Ma chi erano Simona, Sonia e Fabio? E quale ruolo avevano nella scomparsa della piccola Mirella? Ecco un breve profilo. Simona Bernardini era compagna di scuola di Mirella. Sonia De Vito, la sua migliore amica, gestiva un bar di famiglia proprio sotto casa di Mirella, in via Nomentana. Sonia e Mirella trascorrevano molto tempo insieme al bar, chiacchierando per ore. Fabio De Rosa, fidanzato di Sonia da 3 anni, era un geometra che lavorava nel cantiere edile del padre, impegnato nella costruzione di palazzine in via Nomentana. I tre si incrociavano spesso al bar e, secondo Simona, trascorrevano occasionalmente i weekend insieme in una casa al mare di proprietà di Sonia, senza i genitori. Sonia è stata l'ultima persona a vedere Mirella prima della sua scomparsa. Secondo quanto riferito inizialmente, Mirella era passata dal bar di Sonia nel pomeriggio, intorno alle 15:30, per un saluto. Si erano chiuse in bagno e Mirella aveva detto a Sonia che intendeva andare a Villa Torlonia a suonare la chitarra. Dopo circa un quarto d'ora, Mirella era andata via. Questa fu la versione iniziale di Sonia, che fornì alla sorella di Mirella, Maria Antonietta, e alla madre, quando le due donne si recarono al bar per chiedere notizie della ragazza scomparsa da ore. La madre e la sorella rimasero sorprese. Mirella non era mai andata a Villa Torlonia e non suonava la chitarra. Inoltre, prima di uscire in fretta da casa, Mirella aveva detto alla madre che le aveva citofonato un compagno delle medie, Alessandro, e che sarebbe scesa solo per 10 minuti a salutarlo al volo a Porta Pia, dove si trova il monumento del bersagliere. Mirella aveva lasciato a casa la borsa con soldi e documenti, il che indicava chiaramente che non aveva intenzione di passare tutto il pomeriggio con Alessandro. Inoltre, alle 17, era attesa dalle compagne di scuola per acquistare insieme i regali per la festa della mamma, e Mirella non avrebbe mai mancato quell'appuntamento. Se ci si pensa, era proprio una ragazzina semplice e genuina. E comunque alla madre non aveva parlato né di Villa Torlonia né di chitarre, ma solo di Alessandro e di Porta Pia. Successivamente Sonia modificò la sua versione. Negli interrogatori che seguirono, aggiunse Porta Pia e Alessandro al suo racconto. La sua nuova versione diventò: «Mirella mi confidò che le aveva citofonato Alessandro e che le aveva dato appuntamento a Porta Pia,
Poi sarebbero andati a suonare la chitarra a Villa Torlonia. La versione fu successivamente modificata di nuovo e divenne: Mirella mi confidò che avrebbe incontrato Alessandro a Porta Pia. Poi Alessandro con i suoi amici sarebbe andato a Villa Torlonia, ma lei no, lei voleva andare dalle compagne di scuola. Alessandro non sapeva nulla della situazione. Interrogato, dichiarò di non vedere Mirella da tempo e negò di essere stato lui al citofono. Sosteneva che qualcuno avesse cercato di attirare Mirella in una trappola. Ma chi potrebbe essere stato? Forse qualcuno che voleva darle una lezione? I carabinieri chiamarono Simona per confrontarla faccia a faccia con Sonia. Durante questo incontro, Simona confermò che Sonia non aveva mai parlato di nessun Alessandro quando le avevano chiesto notizie dell'amica scomparsa per la prima volta. «Tu, Sonia, non hai mai fatto riferimento ad Alessandro. Me lo hanno detto i genitori di Mirella. Tu a me hai detto solo Villa Torlonia a suonare la chitarra senza dire con chi». Stigmatizzando il comportamento di Mirella oltretutto e dicendomi che era stata una stupida. Una frase inquietante, soprattutto per un'amica. Anche il barista Marco Calì, presente nel bar di Sonia quel pomeriggio, smascherò Sonia durante un confronto con i carabinieri. Calì confermò che Sonia aveva parlato di Villa Torlonia, ma fornì un ulteriore dettaglio. Disse che Sonia incontrò Mirella e le parlò davanti al bancone del bar, non in bagno, come aveva sostenuto Sonia. Il confronto fu teso, con entrambi che rimasero fermi sulle proprie posizioni. Alcune settimane fa, Calì è stato nuovamente ascoltato dalla commissione, ribadendo la sua versione di allora. Vide Mirella uscire dal bar e dirigersi verso Porta Pia, non verso Villa Torlonia. Anche Fabio, il fidanzato di Sonia, di cui abbiamo già parlato, fu chiamato a testimoniare già nel 1983. Fabio dichiarò che il 7 maggio aveva lavorato in cantiere fino alle 15 e poi era andato al bar di Sonia, ma Mirella non era lì. Questa versione era in netto contrasto con quella di Sonia, che affermava che Mirella fosse arrivata alle 15.30. Fabio aggiunse anche di non aver mai tentato nulla con Mirella, limitandosi a dirle quanto sei carina in presenza della fidanzata. Nei giorni scorsi anche Fabio è stato interrogato dalla commissione parlamentare e le sue risposte sono state a dir poco clamorose. Ora sposato con Sonia, Fabio ha dichiarato con fermezza di non essere mai stato interrogato nel corso degli anni, nemmeno dal giudice Ilario Martella che si occupava del caso. Ha detto proprio così: «Sono stato chiamato a parlare soltanto 30 anni dopo e non da Martella». La dichiarazione di Fabio è quantomeno bizzarra, considerando i verbali dell'epoca che dimostrano il contrario. Fabio è stato interrogato nel 1983, nel 1984 e anche nel 1986, compresi gli interrogatori condotti dal giudice Martella. Inoltre Fabio aveva confermato che Sonia aveva parlato di Villa Torlonia anche con lui. Durante un interrogatorio del 1986, quando messo a confronto con Sonia, Fabio si contraddisse, balbettando un incerto «Forse mi sono sbagliato, hai ragione tu, Sonia». Com'è possibile negare di essere stati interrogati quando i verbali sono chiaramente documentati? Fabio e Sonia stanno nascondendo qualcosa. La verità sembra sempre più vicina.